5 anni sono tanti, sicuramente. Diciamo che rientrano in tutta una serie di difficoltà, non è che sono stati lì senza, sono passati inutilmente. Oggi siamo riusciti finalmente ad aprire questo viadotto, ne siamo sicuramente contenti, certo ne saremmo stati orgogliosi se l'avessimo fatto in molto meno tempo, non c'è dubbio, però il governo ci sta aiutando in questo, con l'ultimo decreto semplificazioni probabilmente riusciremo ad essere più veloci su tante procedure. Questo ci consentirà di essere più veloci anche nei lavori e nella restituzione alla collettività di queste opere. Il ponte di Genova è un simbolo, è stata una tragedia e penso che il fatto che sia stato rifatto con tempistiche e modalità sui generis rappresenti un'evidenza per tutti. Quindi non possiamo confrontare una attività di routine, quale è questo qua, tutto sommato, ad un ponte come quello che una catastrofe come quella che è successa a Genova. Al mio punto di vista il rapporto è estremamente collaborativo, nel senso che io devo fare le opere, devo completare dei lavori, ho dei lavori in corso, ho un programma, ho delle attività che con la regione vediamo in modo continuo, assiduo, vediamo i tempi, vediamo i programmi, vediamo le difficoltà. La regione può decidere come scegliere meglio le cose da fare. Noi siamo sempre pronti e sempre disponibili a qualsiasi punto di osservazione. Il loro è diverso rispetto al nostro, però non è un problema.